Cannalonga, provincia di Salerno, chiesa di Santa Maria Assunta, Santa Messa in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Santo Libio e a seguire presentazione del libro, un film, un libro, La scuola e la ripartenza a Cannalonga di Luigi Rossi, Zora Editore. Anche quest'anno, per le note vicende del Covid, abbiamo festeggiato il nostro santo patrono in modo molto riservato, soltanto in chiesa, però dal punto di vista religioso è stata una bellissima celebrazione, molto sentita da tutti i confratelli. Nella celebrazione della Santa Messa, alla fine della Santa Messa, il nostro parroco ha voluto presentare un bellissimo libro che è stato scritto dai cittadini di Cannalonga, che hanno avuto un'esperienza scolastica, sia dal punto di vista dell'insegnamento a Cannalonga, molti che hanno insegnato anche nella scuola di montagna. È un bellissimo regalo che ci ha fatto Don Luigi, perché resterà nella storia di Cannalonga, nella storia delle nostre famiglie, e noi con orgoglio lo abbiamo accolto e l'abbiamo accettato, questo libro bellissimo, dove ognuno ha descritto la sua esperienza scolastica. Anella Manzolillo, presidente della Proloco dei Laghi, questa sera qui a Cannalonga, dopo la funzione, presentazione di questo importantissimo libro dove lei è stata una relatrice. Sì, Don Luigi ci ha dato la possibilità durante il lockdown di poter insomma, scrivere insieme a lui questo libro. Parla della scuola a Cannalonga, di come diciamo, si è evoluta nel corso del tempo. Partiamo dagli anni 50, 40, fino ad arrivare, diciamo, a una sorta di percorso che ci porta poi alla scuola come è vissuta oggi, grazie anche all'intervento con dei disegni e dei racconti da parte dei bambini che troverete nella parte finale del libro. Anche una sua testimonianza personale, perché si è commossa durante la presentazione, ho visto. Sì, mi sono commossa perché vengo da una famiglia la quale mi reputo molto fortunata, che ha visto nei suoi componenti dei professori, che vengono anche raccontati nel libro, e quindi poi questo attaccamento viscerale alla mia famiglia mi ha portato all'emozione, quindi sì.